Ciao a tutti ragazzi da Zebra. Le prese per il culo. Le prese per il culo. Prima di continuare, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale e condividete e mettete mi piace. Ragazzi, allora, le prese per il culo. Allora, io su tutte le meme che hanno fatto sulla Juventus e sulla sconfitta di no, quindi l'uscita dalla Champions. Da partire da come mai la Champions non la vinci mai e tutti i meme che ci hanno fatto ragazzi da scazzato morto da ridere però ragazzi guardate non mi fa tanto male le prese per il culo che ci fanno giustamente io dico giustamente i tifosi dell'Inter tutti i tifosi ma ragazzi guardate non mi fanno male perché comunque giustamente ci sono, poi mi fanno anche ridere perché lo sfottò fa parte del gioco. Quando lo sfottò è fatto in modo pulito, uno sfottò è fatto in modo legale, non so come dirlo, in modo giusto. Beh, ragazzi, si fa anche una risata. Perché comunque devi ammettere che comunque ti stanno sfottendo per una verità. Siamo usciti fuori dalla Champions e abbiamo fatto letteralmente una bella figura di merda. Una bella figura di merda. Però ragazzi, la cosa che a me fa più male, ad essere sincero, è questa imbarazzante silenzio, imbarazzante immobilizzazione di questa società. Cioè, quello che mi fa più male, mi fa più rabbia, non sono gli insulti, non sono gli sfottò, non so, ma so è quell'inconsistenza di questa società che ormai è alla deriva, ormai sta mandando la Juventus alla deriva, in mano ad un allenatore, cioè, a mio parere, poi per molti ancora vedo che lo difendono. Ad un allenatore incapace, ad un allenatore che non sa allenare, in mano a persone che la Juventus non la amano veramente, perché se amassero veramente la Juventus ora avrebbero dato una svolta completamente a questa stagione, ma stiamo andando a una deriva assoluta, stiamo andando verso il più nulla più assoluto. È questo che mi fa male di più, è questo che mi fa male di più. Anzi, io ringrazio chi fa i meme, almeno ci fa sorridere poco poco, ci fa invece di vedere questa merda che ogni volta che vediamo giocare ci deve sempre de delu deludere, ci deve sempre fare arrabbiare, ci deve sempre mettere del male all'interno dei nostri cuori. Quindi ragazzi, meno male che ci prendono per il culo e ci fanno ridere. Però una società che non ti fa capire che cosa stanno facendo. Io ho solamente una cosa da dire e sperare, forse spero più che altro. Io credo che credo e spero che questa società stiano aspettando la sosta. La sosta, ragazzi, la sosta. Penso che la sosta cambierà qualcosa, ma di pesante, di pesante. Perché poi ci saremo fermi per circa un mese e mezzo, due, non so di preciso, ma lì stiamo. E quindi penso che lì succederà qualcosa. Io ne sono convinto che lì accadrà qualcosa. Perché è impossibile che la società è inerme in tutto quello che sta accadendo. È impossibile. Stiamo andando alla rovina. Alla rovina. Ragazzi, io vi saluto. Sempre forza Juve, fino alla fine. Alla prossima, ciao.